Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la 117esima puntata della serie Svizzera. Siamo qui in compagnia di qualcuno, dovremmo avere Mostrina morta, defunta. Poi abbiamo Matti. Ciao. Marco 03. Ciao a tutti. Rico. Ciao. E Franz. Oh. E oh. Agri. Dunque ragazzi, terminato il completamento qui delle trincee del biogas e finalmente dopo molto molto completamento siamo a 1.384.587 e 1.449.793. Quindi devo dire che abbiamo quasi superiamo i 3 milioni di litri di insilato. Detto questo, chiudiamo qua un attimo le trincee. Prepariamo questa. Dove era? Coprisilo. Tac. Una. Chiudo dopo qualcosina, purtroppo resta un po' fuori. Questa qua è un po' troppo piena, va bene, non c'è problema. Buona, tutto chiuso e adesso qui è pronto per far fermentare. Qui vediamo Marco è venuto a pescare un po' di liquame. Lampasaio. Sì, dai, lampasaio. Aspetta, è venuto anche altra parte. Vai, vai. Oh, via. Qua ti campi da sliquamare. Quanti litri abbiamo ancora? Circa 38.000 litri. Solo? Sì. Però cioè, abbiamo ripristinato tutti i campi di liquame anche due volte, se non sbaglio. No, una. Una solo? Sì. Vabbè. A due campi solo due volte, ma a tutti gli altri una. A parte che poi se seminiamo la seminatrice ha il concime incorporato, perciò viene automatica la seconda fase di fertilizzazione. Detto questo, proseguiamo con la da un po' di calce su manga il campo l'8 e il 9, se non sbaglio a buttare un po' di calce, e quindi proseguiamo lì e dopo vedremo se è il caso di fare qualche nuovo acquisto. Marco, che ti ho visto? Anche tiga rotonda me ha tagliato la strada. Sì, ho visto. Finito qui di buttare la calce su questi due tre campi e ora torniamo in farm, mettiamo giù il trattore, prendiamo l'erpice e proseguiamo con la semina. Avanti qua. Com'è che si fa qua? Pepsi? Qua? Aspetta, che faccio io, Franz. Vai, che brava! Tu sì che sei brava a fare le pepe, vai che brava! Hai visto, Franz, che non era pisciato? Pisciato solo! Che brava! Dai, che lo inseguiamo, dai! Metti giù la pompa, dai! E capienza. Guarda qua, tutti i campi ben sliquamati. Guarda giù. Andiamo qua in farm. E se Franzo qua a casa? Dove sei? Mai. Non è mai nessuno qua a casa. Ma siamo arrivati, dai. Ma sei sicuro che vada bene qua? Sì, ma se mi imbriaco, dai, senti. Allora, no, mettiamo le cose. Ma stanno parcheggio. Non lo so perché chi l'ha messo lì. E calmata! Calmata! Vediamo se era lui veramente. E calmata!
Allora, che non è neanche sta distraendo. No, infatti, devo farci male, va. Vabbè, ti hai visto, guarda, vedi che schiavi, ma che piazzale grande che l'ha fatto. Sì, infatti, ma prima qua non c'era, una montagna. Perché oh, buongiorno, Scanner. Sì, buongiorno. 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 Buonasera. Quale buon vento ti porta da queste parti? Avete visto passare prima? Chi? Chi? Non so, ti? Che è un gallo. Dove? La stella. Orco, scampa il gallo, dai, naro. Anche le galline hai comprato, Marco. Non so, no, di solito non ne abbiamo, però qualcuna magari razzola in giro. Se ti porti la via, schiavi, la razzola. No, per quello no, per fortuna. Allora, siccome che ho appena riaperto attività... Era un po' che ho visto dove sarà a finire o dove sarà a finire. Perché te sei un po' di schede qua, un po' di schede là, le banche, gli ha detto alto là, gli ha detto, e mi ha detto un po' via, parte là, ho detto, insomma, o sarà baracca burattini un attimo, che tira una cadena, tipo, ho messo il lucchetto. Sì. E sono andato un po' in ferie, diciamo. Ah, ho capito. Ecco, manco le banche non le vede più movimenti e dice, ma questo qua l'ha fatto fallimento, invece no. E quindi mi serve per ripartire dell'orzo, frumento, mais, colza, barbabietole, bacche da latte anche, sì, perché sì, maglia, prosciutti mi serve. Prosciutti, sì. Sì, e senti che anche dei gomitoli di lana. Sì. Come da fare le ciste per le, come si dice, per le birre, no? Quelle speciali. Ah, che non si rompe le bottiglie. Esatto, perché se mi viene a fare una birra speciale, che lei ha il prosciutto mescolata con l'olio di colza. Dove si teleporteremo, te la faremo assaggiare. Ma... Va bene. Speciale. Allora, guarda, prendo un attimo consulto il tablet. Sì, e allora, guarda, il frumento ne abbiamo. Frumento orzo, colza, vigna girasoli, mais un pochettino meno. E anche soia, mais. Mais non ce l'abbiamo. Ho detto avvene. Avena, sì, dovremmo avere 54 millilitri. Beh, ma non mi serve mia quella, le stesse, dai. Ah, ok. Patate? Gnetto patate? Patate... ma non mi serve mia la stare, dai. No, perché non che ne ho patate. Era solo per farmi gli affari tui. Zero litri. Beh, ma se sapeva che ti avevi mia patate, se vede, se vede in faccia... Barbabietole, forse dovrei mai riuscire a procurarti qualcosa. Va bene, dai. Comunque, dai, senti che bruca... Però dai. Una birra, la birra a succo di barbabietola. Quella sì, l'avevamo già fatta. Sì, infatti. Ho fatto un esplua in Gran Bretagna. Sì. L'ha proprio spua, perché la faceva proprio schifo. Ma te carri sbagliato. Provare in un altro stato. Te carri sbagliato qualche mix? No, cioè, a me non frega niente. Io vendue tutte, mi dati schei, dopo se la faccio schifo, fai i suoi. No, giustamente. Però se magari devi fargli un cuore, si può fare un po' di barbabietole. Madonna, che ne fermo ancora, sì. Che ne fermo a rotta del col. Dopo la rivendiamo ancora loro. Però guarda, l'abbiamo migliorata, la fa ancora schifo. Fa le vostre. No, ti basta che la vendiamo. Sì. Però diciamo che barbabietole attualmente è un po' scarseggiante, ecco. Allora dai, fammi così, ti metti un po' di orzo. Sì. E col segreto, se mi avete dito. Sì. Beh, fammi un po' su rimargine, un po' su quell'altro, se mi hai perso, dai. Va bene, dai. Va ora il camion, se mi ricordo dove l'ho messo. Ma tu mi parcheggiare un po' meglio? No, adesso tira fuori e tu operai qua, perché non è mio possibile che mi fai scherzi.
adesso, guarda. Ma se mi smaghi tutto l'insilato? Ma mi l'aveva parcheggiato. No, ma ti giuro. Qua prima, infatti, dighe Pepsi, dighe. Sì, è qua proprio in mezzo. Sì, non so che qua, non so che sono i fantasmi, Un colpo di vento, sei. Sì, vento sì, perché magari sei un po' su parte alta della collina. Può esserci quel raffica di vento. Guarda, te lo dico mille, sta anche lì, guarda, lì il vecchio, quella di là, guarda. Ah, guarda, vento, il macchinario viola qua. Vedi che l'ho spesso. Guarda, ma se per me fammi scherzi, però, Dai, dai, guarda che il mangio di gelato dopo te macina il camion. Guarda, tu che ti lo so. Dopo pare che sia Mimbria, no? Dopo aver più 4 negroni, ti pare che sia imbriago, mi... Dai, vieni qua sotto. Sto stomaco vuoto. Dimmi basta! Oh! Perché dico basta, non mi dice per... Guarda che... Aspetta che accendo. Buon, dovrei essere partito allora, tra poco. Arzo. Vediamo qua. Qualitativamente parlando. Sì, che qualità. Ah, beh, sì. Sembra un po' vecchietto, peraltro, No, lei è un po' essiccato perché per stoccarlo all'interno di silos, se no fa... Perché va avanti, ce le rotte. Umidità. Vai. Ma, beh, sì, è risolto con... con le problematiche. Aspetta che ti accendo. Cos'è che te vuoi? Cosa? Cosa per se ci uniamo cosa? Boh. Ah, guarda. Tanti problemi. Quali problemi? Con tuo marito. Ecco, appunto. Tutti i problemi arrivano da là. Sì, ma con tutto l'odore là. Mi è giunta voce che c'era qualche problema di odori. Di ritorni dalle fogne. No, non abbiamo ancora risolto bene tutto quanto. Perché ho incontrato uno una sera a un bar che stava suonando. Ho detto, ma senti che puzza, ma chi è che fa questa puzza? Ho detto, ma qualcuno qua non si lava. E invece mi ha detto che dove alloggia. Hanno i water che spruzzano al contrario, non ho ben capito, stavo mangiando, loro gli di star zitto. È quel disgraziato di Lucas, mi fa fare anche brutta figura in giro. Sì, ha parlato male, che c'è un cattivo odore, che è peggio di una stalla. Io gli aumento la fitta, quello là. No, comunque non abbiamo ancora risolto bene la situazione, dobbiamo sistemare tutte le fognature. Ah, ma quindi effettivamente c'è un problema? Sì, c'è. Ho capito. Vabbè. E dopo ovviamente è tutto nato perché aveva fatto dei lavori Kellner. Per quello che dopo non è successo tutto sto patatrac. No, perché cioè era rinominato come hotel, era un bel posto, ma adesso mi sembra... Infatti. Più una catapecchia che un hotel. Non solo qualche cinese che vabbè non pretendono mai niente come per quanto riguarda gli alloggi. Allora l'avete finita? Non siamo al mercato qua, dai. Sì, ragione. Allora quanti soldi ti devo? Allora aspetta, guardo un attimo sul listino prezzi. Allora però... del frumento dell'orzo. Dell'orzo abbiamo 600 euro per 1000 litri. Quindi che ne 40.000? Ora 600 per 40.000 fermo il conto o no? No. Dai Pepsi fai tu i conti. Dai 24, dammi 24, 25.000. E il marchio là tiene 40.000. Allora, la motrice 40, il rimorchio 30. Ah, ok. No, ma aspetta, ma allora il rimorchio e la colza, te che hai detto? La colza... La colza 1200, C'è che fischia, Chi? Ho sentito fischia... C'è, cat calling qua, adesso dove è? Cosa sei? Devi comprare un caterpillar? Sì, c'è. Ah, sì? Vedi che bello, guarda. Sì. Dai, Pepsi, hai fatto i conti tu, che sei brava. Per l'orzo sono 24.000 euro. Ah, brava. Adesso dai, aspetta che ho imparato, perché mi ha imparato Pepsi, Ah sì? Ah sì.
Quant'è che tiene il rimorchio? 30.000. Ah, 30.000. 30.000. Allora sono 36.000. Sì, dai. Dai, 24 più 36.000. Sì, fammi un conto tondo, 60.000 e siamo a posto. Va bene, dai, allora trasferisci e togliamo 30.000. Sarebbe 60.200 perché sarebbe i costi di carico. Ok, allora sì, ma il trasporto però, esatto, il trasporto è una fortuna. Trasporto meno 5.000. No, allora, no, 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 trasporto €100 per... No, 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 il trasporto se tuo. Poi le accise, le no, accise, no, ma le a carico tuo, non mio. Io sono, allora praticamente tu sei in Svizzera, io sono in Austria, quindi passo di stato meno 10.000 e siamo a 44.900. No, 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 calma, calma, qua 60.000 della materia prima. Allora mi tocca fare tutto in nero qua. Fa tutto in nero. Mi sa che sì. Tutto in nero. Allora, tutto in nero. Allora, rifacciamo. Allora, 60.000, no, detto. Basta. 60.000. Allora, se che tiene carta per i skate, gli dà €100. Porco, ma che cartaghetto. Sì. Dopo, è carta quella buona. Allora, sono andato a prelevare anche il bancomat. Sono andato anche quel sbagliato della mia banca e mi ha tirato €1.000. Uscita. Le spese. E commissioni. Spese e commissioni, sì. Dopo, mo più il caffè, era Pepsi. No, 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 ma quello è carico vostro, se dopo vi fate anche un frutto. 200, presto, dai, fermo conto, tondo 200. Ok, dai. Bene. Niente, dai, continuiamo a fare €100, così andiamo a fare cena stasera, dai. Sì, sì, dai. Cena va. Te lo faccio io, te non vedi niente. Sì, va bene, dai, ma qualcosa mai, ti sempre più parte. Va bene, dai. Dai, via qua, a lavorare. Va bene, dai, grazie. Le sempre bello fare con te. Sì, sì. Tanto, saluto. Ciao, Marco. Io e Pepsi. Va bene, veniamo a proseguire con i lavori. Diamo un'occhiata allo status dei campi. Abbiamo Matti al campo 8 con vedo la rattura richiesta, sicuramente avrà bisogno di un po' di supporto, quindi vediamo di raggiungerlo con le adeguate macchine. Porto, ma devi attaccarmi. Da dove? Dal fosso, no? A capirlo ti. Guarda che casino, che casino, guarda qua. Ma quando è che mi liberi il bagno? Che devo andare in bagno io. Ma stai zitto, disgraziato. Liberami il bagno. Ma cosa vuoi tu? Ma va, è sempre peggio qua, va che roba. Ma va che sono dispaccato. Ecco, ecco. È arrivato, è arrivato. Aspetta, ti dico una cosa. Vai piano, Lucas. Ma... va in giro a dire, a parlare ma male. Ma cosa stai parlare facendo? Che sporchi le ruote, dopo mi pini di merda qua a corte. Piacere, sono Mauro, buongiorno. Ciao, ciao. Giorge, qua dobbiamo districare via tutto. È incastrata, che devi districare. Cosa succede? Bisogna portare, vedi, guarda qua merda. Ma stai zitta tu. Sto parlando io. A parte che qual è il problema? Che mi avete chiamato. Qua sta uscendo merda da tutti i tombini. È vero, ah, senti che puzza! Ma stai zitto, fatti a fare voi. E chi è che parla? È un disgraziato lì che sta al secondo piano. Ah, pensavo qua, no, ho visto una casa un po' piccola però. Ma no, è distrutta quella là. Ma sei rimbambito? Perché mi offendi che neanche mi conosci? Ma vado un attimo a prendere un paio. Sì, mi vengo anch'io, non prendere uno anch'io. E chi mi dice cosa devo fare? Fin qua, dai. Cosa devo fare? Dimmi. Cosa mi chiedi a me, cosa devi fare? Ma ti sembra che io possa portare via sta roba qua? Io... a parte sì, che, è il tuo lavoro. A parte che ho una butte.
E cosa c'entra? Questa è solida, vieni. Ma perché sei seccata e sono affari tuoi? Guarda, devi capire. Non metti i guanti, perché sennò non senti la consistenza. Metti una mano qua, senti, questa è troppo solida. Ma io le mangio anche se vuoi, non c'è il problema. Anche il problema è sapere da dove arriva. Sì, non vedo. Basta che la porti via e basta. Allora, questa no, questa non se ne parla, no. No, non posso. Però, vabbè, trovo il problema almeno. Devi dirmi da dove arriva il mino. C'è un tombino, continua a aumentare. Qua c'è un tombino, cosa c'è qua? Sì, qua su tu. Porco. Perché devo svuotare, ma qua va bene così. E poi, cioè, se vuoi ti smaltisco anch'io sta roba qua, ma vuole un compenso economico. Ma stai fermo quando parli, continui avanti e indietro. Perché, cosa c'è? Cosa hai mangiato oggi a colazione? Dai. Io sono attivissimo. Io che... ma stai fermo che non riesco neanche a parlarti. Io che... Madonna, che... Hai la sonda nel camion. Sì. Io che metti giù la sonda e devi capire da dove arriva la roba. Vabbè. Ma muoviti! A parte che perché mi stai spiegando il mio lavoro, scusa. Ma perché non capisci niente e continui avanti e indietro? E mi dici no, questo no, questo no. E io che no, dai, dimmi qua. Io ti ho solo chiesto. No, fretta, ci sono i clienti. Ma che mi denunciano, non Madonna. Sono assicurato io. Ah, Kagner, non è il trattore con la pala, prova a spostargli un po'. Sì, io consumo gasolio. Guarda, se entro due minuti non sparisci tutta questa cosa, ti denuncio. Vabbè, ma stai tranquillo, signora. Stiamo sistemando. Signora, ti denuncio, vero vino. Lucas, vieni dentro. Sta succedendo qua? Stai buono. Dai, mi Lucas. Mi dà una mano a disgruppare la sua... occhio. Sì. Ma allora, toglietevi! Stai attento! Dai che devo disgruppare la sonda. Sì, dai, la tengo di qua, dai, vai. Vai. Oh, perfetto. Ah, quanto lunga è? Ma fai meno casino, mi stai disturbando! Ma stai zitto, disgraziato! Ma sai cosa stai facendo almeno? Ma che ne so io? Io sono un cristoratore, non sono mica un spoglista. Perché hai una stalla allora? Perché la vacca di mia moglie ha venduto tutto! Ah, no, la vacca era... di tua cugina, la tua moglie. Ma era per te la stalla? No, l'aveva costruita lui per sua cugina. Ma che agricoltore sei che hai le vacche fuori dalla stalla? Ma cosa ti interessa a te? Ma infatti, dai che devo fare qua il lavoro, mi sposti... solido o no? Ma qua devi chiamare qualcuno che lo porta via, sennò chiamo il mio cugino, ma se ti chiamo te che sei un spurghista per portare via la roba, cosa vieni qua a fare e dirmi che deve portare via la roba? Ancora? Ma senti qua, questa è dura. Non è... anche il mio è duro, però non è che ti rompo le scatole. Infatti, io non ti tiro su niente perché... appunto. Dai, allora dai, devo provare a chiamare qualcuno, Kanner, questo qua non capisce niente. Dai, metti giù qua e assunda e rileva qua, dai. Ma dove la metto? Vabbè, la metto qua. Madonna, guarda, ma dove arriva sto tombino? È fino all'albergo. Madonna. E anche dopo va giù per di là, vedi, si vede... Allora, continua a buttare dentro, ma non arriva più. Allora, ma dimmi che non ho centrato il tombino. Ma porco cane. Allora, lo distruggo. Si è fatta su qua di fianco. E a che chiamiamo Kellner per portare via tutta sta roba? Ma è il spurghista! Chi vuoi che chiamiamo? Ma è già qua, non capisci niente. Ma guarda te, anche il spurghista cieco prendono. Ma stai zitto. C'è un problema. Dimmi. È tutto intasato. Come intasato? Ma come cosa tu sissi? È tutto intasato, ma lo sapevamo già che è tutto intasato, ma grava. Andiamo via. Di qua, andiamo nel bagno mio a vedere. Andiamo un attimo, 2 secondi. Io gli dico come lavorare, come muoversi e lui mi va via così. Ah,
più. Guarda, venga, venga. Il cuore è dappertutto. Vedi, anche da qua esce, oh. Oh, ma ti muovi! Ma cosa sta facendo questo? Se non si sbriga, te lo dà sulla testa. Dai. Allora, dai, entra un attimo in bagno tu e mi dici. Tanto. Madonna, ho tirato l'acqua, ma Madonna sta andando sotto. Madonna, ragazzi. Ecco, vedi, proprio questo è il problema. Senti che puzza! Guarda, Madonna sta correndo giù per le scale, Madonna. Ma guarda che casino, ma sei scemo! Ma come mai ho una macchia d'acqua? Cos'è successo? Ma stai zitto? Sì, comunque criminali, vi denuncio! Cos'è che hai detto? Che intasato? Ho capito, anch'io che intasato, grazie. Boh, allora devo sgorgare. Guarda, tutto. Cos'è l'intaso di non mi ho capito? Tutto pieno. Merda. No. E dobbiamo pulire. Però devi darmi una mano anche tu. E dai, smontiamo un attimo, dai. Beh, torniamo là nel tombino. Dai. Ma perché c'è anche qua? Baga, che spacco, ma non fuochi tutto. Calpestare. Spacco tutto io adesso, in giro. Allora, facciamo un punto della situazione. Allora, intanto ho rotto la sonda, bisogna che questa la metta subito in conto. Aspetta che prendo il block notice. Hai rotto la sonda e devo pagarla io, ma io ti do una testata. Beh, è stato un imprevisto nel mestiere. Okay. Ma boh. Chi avete preso? Ma come allora, da cos'è che è intasato? Allora, qua secondo me c'è un problema. Un mega petoioto, cos'è? Sì, ma tanti secondo me mangiate male. C'è qualcosa che dovete fare qualcosa nell'alimentazione. C'è un problema grande qua. No, cioè? Mangiamo solo roba fatta in casa e strudel suoi di Kellner. Non è che siano gli strudel che... Ma cosa gli strudel? Io immagino quando avevo 10 anni... Magari sono fatti... Magari sono fatti male e creano... Ma tu sei fatto male! Tanto io non ti ho offeso. Dimmi... Comunque facciamo il punto della situazione per favore, perché devo lavorare e vado anche a ore, quindi ci rimetti anche tu. Io che... Dimmi! Allora, qua... Dovete chiamare qualcuno che mi sgomberi il posto di lavoro. Io, ok, mi metto io con la paglia, nessun problema. Oh, ma poi dove la butti? Ma io, okay, ma è da 3 ore che ti dico, sei uno sporchista, ti ho chiamato qua apposta per portare via le boasse e mi dici, devi chiamare qualcuno che ti porta via le merda. Ma io, okay, sei rimbambito o cosa? Questa è troppo dura, è troppo secca, non va bene. Devo mi sgomberi qua e quella dentro alle fognature ci penso io. E l'altra no, devi chiamare qualcuno. Vabbè, adesso chiamo. Chiamo no. Uno. Vai via. Vai via e mi arrangio io. Vabbè. No, non comunque, farti più dare. Comunque per l'uscita sono 500 euro. Ma cosa stai dicendo? Vai via! Perché ti do fuoco il camion io. Che arroganti, madonna. Devo chiamare un sacco qui a Riccolo lì, senza di lui. Dai, chiamiamo, che cosa facciamo? Chiamiamo Marco. Ah sì, mi fa pagamento in arco e sto a posto. Proviamo, dai, speriamo che... Sì, via, via. Porta via sta roba. Madonna. Stiamo qui proseguendo con piccatura dei campi, coppia con Franz, dai, stiamo finendo, stanno tutto tranquillo, nessuno che... Porco è forte. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Chi parla? Sono io, Kellner. Ah, ciao Kellner, dimmi tutto, hai deciso di piantare alberi? Ma sì, anche, vieni a piantare qua le piante immediatamente. Ah. Ma prima? Di farmi un bel lavoretto. Guarda che... Devi preparare spargi... spargi merda. Ah, E botte. Sì. Perché piscio. E una bella sonda. Una sonda? Ma sì, ho chiamato qua un spurghista, non capisce niente, io gli spacco la testa, quello là.
Ma si vede che perché sono abituati con è gli venuto qua scarti di perché gli ho città. detto: tiramisù qua tutto è porcheria. Metto, devi chiamare qualcuno che la porta via. Ma se sei sporchista. Ma sono abituati con quelli di città che la fanno piccola. Qui abbiamo stazze un po', si Mi vede. stai offendendo? Stai dicendo che siamo orsi qua su? No, no, però sì, è che siamo più importanti. E allora praticamente devi venire e mi dici tutto. Immediatamente parlo. Dammi un minuto almeno che Un arrivo. minuto! Vabbè dai, porto pazienza, un minuto sei. Entro le 14:42 non sei qua, io ti spappo la testa. Va bene, adesso aspetta che stacco il cavo a batteria dell'orologio. Dai, muoviti! Sì, è tempo di arrivare, la strada è tutto, dai, un quarto d'ora, 20 minuti arrivo. Aiuti, ti ammasso, eh! Ma dopo se no nessuno ti toglie più la roba. Sì, dai, muoviti, dai, cosa fare? Dai. Va bene ragazzi, guarda, giusto terminiamo qui il campo e andiamo sicuramente. Mi era già arrivata voce che c'era qualche problema di qualche odorino di troppo, quindi andremo ben equipaggiati e vedremo di sgomberare tutto quello che c'è da sgomberare. Aspetta che avviso Franz, ma che non pensi di passarsi la giornata al pulito e profumato dentro il trattore. Dove si fa che lei è in fondo. Franz! Mamma mia, adesso fa finta di non sentirmi. Franz! Oh, cosa c'è? Ascolto Vieni musica, bevo un qua! caffettino. Cosa? Vieni Cioè, qua! dove? Aspetta, ma l'ho prestato. Franz! Oh! Vieni qua! Cosa Dai! pesti che mi porti in merda a casa? Punisci, vieni Vai a qua. metterti gli stivali! Sono già, ce li ho già. Dai, Ah, no, stivali aspetta. tutta quanti, berretto e cuffie che bisogna spalare merda! Dove? È da Kellner, ha detto che ha dei problemi di... Non so cosa ha fatto, bisogna andare a ripulire un po' di roba. Va bene, finisco qua Prepara e... rimorchi, benne Manitou, spandi le ame, attacca tutto. Va bene, aspetta, adesso finisco qua, torno a casa, Finisci qua vedo sta gli altri. passata, dai che ha fretta, dai che... Va bene, finisco, poi torno indietro. Bene, tenetevi pronti per la prossima puntata che andremo a sgomberare tutto quello che c'è da sgomberare. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, salutiamo qui i nostri operai, allora abbiamo Franz. Che Marco bello. 03, Ciao a tutti. Enrico, Ciao. Matti Ciao. e Agri che salutiamo noi perché non si saluta da solo e forse Mosterina. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.